Ciao a tutti, oggi prepariamo un primo piatto molto gustoso. Faremo una calamarata con asparagi, mazzancolle e panna. Un primo che mi ha suggerito il mio amico Leo, che unisce l'asparagina, che molte persone in questi giorni vanno a raccogliere, con le mazzancolle fresche. Buonissimo! Ingredienti per due persone: 160 g di pasta tipo calamarata, 250 g di mazzancolle fresche, 350 g di asparagina, panna da cucina, olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio e sale. Cominciamo questa ricetta semplice ma veramente squisita pulendo bene delle mazzancolle. Le sgusciamo, queste mie sono freschissime e il guscio viene via davvero in un attimo. Come abbiamo finito di pulire tutte le mazzancolle, ci occupiamo degli asparagi. Questi li abbiamo naturalmente lavati bene sotto l'acqua corrente del rubinetto. Ora con il coltello eliminiamo il gambo fino alla parte che sentiamo legnosa, dura. Il resto, chiaramente, li mettiamo tutti in fila, gli asparagi, e andiamo a tagliarli a rotelline lasciando le punte intere. Fatto questo, andiamo subito ai fornelli. Andiamo sul fuoco, una padella, un giro di olio extravergine di oliva e uno spicchietto d'aglio a profumare l'olio. Come l'olio inizia a sfrigolare, ci aggiungiamo gli asparagi che abbiamo ben tagliato e pulito. Li facciamo insaporire, li saliamo e li facciamo iniziare a cuocere per giusto 1-2 minuti. Aggiungiamo un bicchiere di acqua calda e facciamo cucinare e cuocere i nostri asparagi per circa 15 minuti. Come questi sono morbidi, eliminiamo lo spicchio d'aglio e aggiungiamo le mazzancolle, che sono freschissime e profumatissime. Se vedete che è necessario, aggiungete un goccino d'olio al nostro sughetto che sta andando. Come le mazzancolle sono cotte, aggiungiamo la panna, un bricchetto di panna da cucina, giusto un minuto ancora di cottura e spegniamo il nostro sugo. L'acqua per la pasta bolle, la saliamo e ci caliamo la calamarata, che ha circa 16 minuti di cottura. Una volta cotta al dente la scoliamo bene e la andiamo a tuffare nella padella dove abbiamo il nostro sughetto. Insaporiamo bene e ora andiamo subito ad impiattare. Una ricetta semplice e buonissima. Devo ringraziare Leo che mi ha dato appunto questa idea per mangiare gli asparagi, che stanno benissimo con il pesce, in particolare con le mazzancolle. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Arrivederci, alla prossima!